Morning Show Paris continua. Ci troviamo allo stand di TPI, il concessionario francese di FAS International SPA, l'azienda italiana costruttrice di distributori automatici tra le più conosciute al mondo, e siamo in compagnia di Luca Adriani, l'amministratore delegato dell'azienda. Luca, anche per il tuo caso è un gran piacere ritrovarti di persona. Grazie anche per me, Fabio, e ritrovarci qui a Parigi soprattutto. Dopo 5 anni dall'ultima edizione. Una fiera rilanciata di successo, perché in effetti in questi 2 giorni, questo è il 3° giorno, abbiamo visto una grandissima partecipazione, per cui direi fiera da ripetere, da rendere istituzionale assieme a Venditalia, chiaramente i due saloni più importanti a livello europeo. Per Venditalia 2024, che si svolgerà approssimativamente tra 12 mesi, avremo modo di parlarne anche attraverso vendingnews.it e la nostra rivista Vending News, ma prima parliamo di Vending Show Paris e di tutto quello che state esponendo nella 3 giorni parigina. Beh, la 3 giorni parigina ci ha dato la possibilità di consolidare una nostra visione, che è quella, quasi un sogno, di congiungere mondi diversi sotto un cappello tecnologico, per cercare di dare al retail uno strumento nuovo, che è la distribuzione automatica, non il vending, la distribuzione automatica in tutte le sue forme, per cui la possibilità di congiungere tramite la tecnologia degli smartphone, dell'e-commerce, sistemi di vendita con i nostri sistemi conosciuti di distribuzione automatica. Questa per me è una sfida che ho iniziato ancora oltre 10 anni fa con la costituzione della Food 24, un'azienda specializzata nella distribuzione di cibi in maniera automatica. Adesso il quadro è molto più chiaro. Abbiamo un mondo, che è quello del retail, della ristorazione, che ha bisogno di un automatismo, una forma di distribuzione automatica. Si tratta di collegare queste situazioni, di renderle molto tecnologiche, e pensando chiaramente alle generazioni future. Possiamo dire che anche il retail e l'Horeca in qualche modo si sono integrate e continuano a farlo anno dopo anno con tutti gli strumenti offerti dalla distribuzione automatica. Beh, certo, sarà che il mio DNA è vending, ho masticato vending da quando ero piccolo, ma mi sembra di vedere che ogni settore abbia bisogno un po' di vending, di un po' di distribuzione automatica. Noi siamo i detentori oggi della tecnologia, noi filiera, perché chiaramente i gestori hanno una parte importante, perché hanno la logistica, hanno il sistema di distribuzione, noi costruttori abbiamo le tecnologie. Credo che possiamo, passatemi il termine, invadere o contaminare anche altri settori, con un po' anche di ambizione, senza complessi di inferiorità, ma possiamo veramente pensare in grande. Luca, alle nostre spalle c'è un modello che voi presentate qui a Parigi insieme a diversi altri modelli, insieme anche alle macchine col brand Illy. Certo, beh, alle spalle abbiamo una macchina che poi è un magazzino automatico, che piace molto, una macchina che può tenere i 3 gradi controllati, che piace molto a tutti quei produttori o retailer che hanno la possibilità o la potenzialità di distribuire prodotti in catena del freddo, poi con delle interfacce particolari che possono far vedere il prodotto prima di essere acquistato, eccetera. La collaborazione con Illy è una collaborazione che dura da tantissimi anni, si consolida di anno in anno. Abbiamo oggi 2 modelli, una macchina automatica e una macchina semiautomatica, per cui direi che sta andando tutto molto bene. Il mio ottimismo poi per il settore, dopo la nota pandemia e i 2-3 anni diciamo di buio, è un ottimismo secondo me concreto, portato anche da azioni concrete. Ecco, e mentre tu ne parlavi abbiamo potuto vedere anche gli altri modelli che esponete in questo stand, devo dire sempre bellissimo ed elegantissimo, così come tutti quelli che vi contraddistinguono in ogni manifestazione fieristica. Ci rivediamo a questo punto a Venditalia 2024. Venditalia 2024, appuntamento fisso, e poi Parigi 2025, Venditalia 2026 e così via.